Buongiorno! Oggi ho deciso di fare un Big Mac fatto in casa, Big Mac del McDonald's ovviamente. Quindi ho cercato su internet, ci sono un botto di ricette, ho scelto una a caso. Vado a comprare gli ingredienti e dopo lo faccio. Bella idea, eh? Ottima idea. Non senza il mio cappello da content creator. Oh. Eccoci a casa, cominciamo preparando la salsa, che in teoria ha ingredienti segreti, ma che ne so, tanto la fanno tutti uguali su internet, sta salsa la facciamo uguale anche noi. 30 grammi di maionese, perfetto, un po' di ketchup, un po' di senape, cetriolini, così, li tagliamo, credo super fini. Ok, li buttiamo qua dentro. Per finire ci aggiungiamo un pelo di paprika. E amalgamiamo. Allora assaggiamo. Non mi pare c'entri niente con quella del Mac, però forse nel panino, cioè non ho neanche mai mangiato la quella del Mac da sola, poi nel panino magari gli dà l'effetto desiderato. Prendiamo il pane, che io ho comprato quello già diviso 3, top, no? Altrimenti prendete quello diviso 2 e o prendete un altro fondo, tipo, o gli tagliate un pezzo, boh. Comunque fattibilissimo. Padella! Fuoco! Anzi, faccio dopo, prima preparo tutto il resto. Mezza cipolla. Carne macinata. Questi sono 180 grammi, quindi ci faccio due hamburger da 90 grammi. Allora, 50, 68, 91. Top, quindi qua uno, qua l'altro, adesso li schiaccio per benino. Anzi, ci metto un po' di sale e pepe e li schiacciamo per bene. Allora, in realtà non so bene come schiacciarli, userò tipo il sotto di un piatto. Perfetto. E i due, perfetto. Prendiamo l'insalata, la mettiamo qua e la tagliamo a listarelle. Oppure compriamo quella già tagliata, io non l'ho trovata. Ok, cetriolini. E li tagliamo, tipo a fette. Fine. Accendiamo veramente il fuoco e cominciamo a cucinare. Un goccio d'olio, davvero un goccio, ci serve solo per ungere la padella. Ungiamola. Che in realtà è tipo antiaderente, quindi non è che servisse così tanto. Mettiamo il pane a tostare e poi ci mettiamo la carne. Spostiamo qua e buttiamo gli hamburger. Nella ricetta che ho trovato di chef in camicia c'è scritto 3 minuti per lato. Boh, ok. E l'unica cosa è che ci fa mettere il cheddar dopo, che effettivamente nel Big Mac è un po' crudo il cheddar, però io lo metterei là dopo. Beh, in questi 3 minuti possiamo assemblare il panino intanto. Allora, prendiamo le due basi e ci mettiamo la salsa. Cipolla. Cruda. Nel frattempo mettiamo le due fette di cheddar qua, che sono quasi passati 3 minuti. Poi, insalata. Cetriolini. Poi non ho capito perché mi fa mettere prima il formaggio. Così, e ecco qua il nostro Big Mac. È stra big, è stra più big del Big Mac, del Big Mac, del McDonald's. Allora, c'è da dire che ad accompagnare ovviamente una Coca-Cola 00, perché io la caffeina la bevo poco. È come dell'acqua frizzante aromatizzata. Assaggiamo questo Big Mac, troppo big. Anche? Me lo ricordo veramente, eh? Allora, tipo la prossima volta, se mai lo rifarò, schiaccerei di più un hamburger, tipo smash burger, perché effettivamente anche quello del McDonald's esce un po'. Ma lo ricorda veramente?
Buono, cazzo. Ovviamente, nonostante io abbia usato gli stessi grammi di carne, in teoria, mi riempie molto di più. Poi non ho capito perché, ma il pane si sta desfando. Buono veramente. Ok, è arrivato il momento di scoprire, calcolare quanto abbiamo speso, il lato dolente, perché mi pare che un Big Mac solo panino costa tipo 5,90, 6,90. 4,53 forse costa. Io invece ho pagato l'insalata iceberg 1,59, metti che ne ho usata pochissima, mettiamo 20 centesimi di insalata. La cipolla mettiamo 10 centesimi, siamo a 30. Cheddar 2, ne ho 90 centesimi, quindi metti 80 centesimi, siamo a 1,10 euro. Senape, tutte queste robe qua io le ho pagate, ma mettiamo 1 euro, quindi 2,10. I cetrioli mettiamo 1 euro anche là. Il triplo burger 50 centesimi almeno, perché ne ho preso uno su tre. Il macinato l'ho usato tutto, sono 2,53, 5 e 20. Quindi in realtà, se calcoliamo solo quello che ho utilizzato, di quello che ho comprato, non ho neanche speso chissà quanto, pensavo di aver speso tantissimo. Se invece calcoliamo tutti i prodotti, ho speso 15 euro. Cioè, se calcoliamo la cipolla intera, il pacco intero di insalata, cheddar a fette, la confezione, ketchup, la senape, la maionese. Però, se no, non è neanche male, dai, 5-6 euro. 5-6 euro anche a casa. Quindi niente, pensavo tipo di pagare il doppio facendolo a casa, invece top. Sono contenta. Direi il video finito. Spero che sia stato interessante. E se volete posso provare a fare tipo anche quello del Burger King o quello che ho, il McChicken, queste cose qua, se vi interessa, roba fatta in casa, dei fast food. Così vediamo. Ah sì, il voto del Big Mac, io gli do un bel 9 su 10 perché era molto simile a quello del McDonald's. Solo che lo sentivi che era più sano, cioè gli mancava quella componente chimica del McDonald's. Perfetto, video finito, ci vediamo nel prossimo. Grazie a tutti per aver guardato. Ciao!